Io sono Gozzoli Roberto, nato il 35-41. La casa colonica nel parco. La casa è sempre quella lì, solamente adesso è un po' scassata, però la casa è uguale. Piano terra c'era la stalla, poi c'era il passaggio per portare via il letame di dietro alla casa. C'erano i pagliai, il fieno, poi quando era ora di mietere il grano, quando arrivavano i 100 quintali, suonavano la sirena. Ma forte, si sentiva da lontano, si sentiva. E allora anche i contadini lì vicino dicevano: guardi i Gozzoli che hanno superato i 100 quintali che suonano. E avevano l'orto, poi il frumento che poi lo mettevano al sole e lo facevano asciugare. C'era il vigneto vicino alla casa con tre fichi, diciamo, tre piante di fico, ma erano buonissimi. Erano che noi bambini li raccoglievamo e li mettevamo al sole per seccare, per fare le corone di fichi per l'inverno. La cucina era grande, tutti i bambini che mangiavamo lì su per le scale, col piatto in mano, tutti su per le scale. Invece i grandi nella cucina c'era il cammino e mangiavano la piadina con le poverazze, queste cose qui. Mangiamo le poverazze scottadidi in dialetto. Più che altro noi ragazzini tiravamo l'acqua dalla pompa. C'era il pozzo col tubo che andava dentro e si tirava su l'acqua così pompando. Non avevano il rubinetto in cucina o via quelle cose lì. C'erano i pavimenti di pietre rosse, mattoni. Andavo di sopra nelle camere che poi avevano le finestre verso il mare e io con la fionda tiravo con le patate nelle galline. Mio cugino terzo mi disse: ma non sei capace di colpire quel gallo là. Tiro una patata, l'ho preso nella testa e io sono fuggito a casa, perché avevo paura della nonna, no? Mio cugino è andato di sotto, ha detto: nonna, nonna, il gallo ha preso un calcio da una mucca, ha preso. E la nonna l'ha fatto presto, ha tirato il collo. Altri giochi, i giochi erano di salvaguardare i filari per l'uva, perché arrivavano vicino il viale Carducci. Allora c'erano le colonie, la colonia dei Marchiondi, e questi ragazzi, piaceva l'uva, a volte la venivano a prendere, la venivano, e noi dovevamo badarla. Lo sai cosa raccoglievamo anche? Le lumache piccole, i lumachini, diciamo così, e li mangiavamo, ed erano buoni, erano.